Giocamondo Stadi incontra Vincenzo Schettini sul tema la fisica che ci piace. Come è nata questa idea? Ne parliamo con Stefano De Angelis. Ma l'idea è nata perché io seguo Vincenzo Schettini da tanto tempo e lui è un professore di ruolo della scuola superiore, insegna appunto fisica e ha iniziato durante la pandemia a fare tanti video su TikTok, su Instagram, su Facebook e a mandare in diretta le sue lezioni, e queste sue lezioni di fisica sono diventate virali e hanno spopolato tra gli studenti ma anche tra i professori. E poi nel frattempo il fenomeno Schettini si è trasformato anche nella sua grande capacità di comunicare agli studenti, di comunicare agli insegnanti, ma in generale di comunicare a tutti e di trasmettere anche dei valori importanti che in molti sensi sono molto simili anche ai valori che trasmette la Giocamondo Stadi da tempo nelle sue attività. Ecco qui che questo binomio Schettini Giocamondo Stadi l'ho voluto, l'ho cercato, l'ho corteggiato, siamo riusciti a portare a Ascoli, siamo molto orgogliosi, abbiamo il teatro strapieno e siamo veramente contenti insomma di questa iniziativa. Ecco, appuntamento è accennato, Teatro Venditio Basso, 26 gennaio ore 18, sold out da quello siamo che siamo strapieni, siamo sold out, purtroppo non è possibile più acquistare i biglietti perché sono già terminati da una settimana. Ricordo che la prima location era stata prevista al Teatro Filarmonici, dove ci sono circa 300 posti che sono stati bruciati tutti in un attimo, quindi abbiamo fatto questo upgrade al Ventilio, ma anche lì abbiamo terminato subito i posti, quindi significa che lui molto ricercato, conosciuto anche ad Ascoli Piceno nella nostra zona, tra l'altro sarà la prima tappa che lui fa nella Regione Marche. Infatti abbiamo avuto tante prenotazioni anche da fuori il territorio di Ascoli. Quindi non è escluso, ricordiamo che l'evento era gratuito. Certo. Non è escluso che ci sarà una seconda lezione. Ce l'auguriamo, poi lui insomma ha avuto modo di parlarci, è molto collaborativo, molto contento, orgoglioso di venire ad Ascoli Piceno, una città dove non è mai stato. Gli faremo fare anche un bel giro di Ascoli e lui poi farà dei video anche sulla città. Lui ha oltre 1 milione di follower, quindi sì. Insomma è una molto è un nuovo modo per studiare una materia che diciamo non piace quasi a nessuno. Esatto, perché seguendo i suoi video ci si accorge che la fisica di fatto vive con noi e quindi tutto ciò che facciamo in qualche maniera è relativo alla fisica, e lui ce lo dimostra con questi suoi video, con queste sue scritture. Ha scritto anche questo libro che si chiama appunto La fisica che mi piace, ce lo dimostra quotidianamente facendo degli esempi, facendo tanti video. Veramente un bel personaggio.